Sì, stiamo entrando nella fase più calda della prestagione, stiamo lavorando le nostre strutture, i nostri piani di gioco. Abbiamo settimana prossima il match contro il Sail Shark, quindi sarà una prova per vedere a che punto siamo del nostro duro lavoro che stiamo svolgendo durante questa fase di prestagione. Intanto, grazie al Rugby Calvisano che è venuto qua per la giornata per riuscire a confrontarci anche per loro, che comunque inizia la stagione anche per loro. È stato, diciamo, un primo assaggio di appunto le nostre strutture, dove siamo arrivati, il nostro livello di gioco. Adesso iniziano le amichevoli, quelle diciamo ufficiali, contro squadre estere come Sea Shark e Edimburgo. Sarà più o meno lo stesso, comunque non cambia molto quello che dovremmo fare noi. Noi siamo focalizzati sul nostro lavoro e su quello che dobbiamo fare noi. Sì, inizio la quarta stagione questa. Diciamo come obiettivo personale in breve tempo giocare la partita contro il Sea Shark. Comunque i miei obiettivi si sposano con quelli della società, che è di competere per vincere e non solo per partecipare. La società sta investendo molto, come i nuovi componenti dello staff, oltre alla loro carriera ci stanno insegnando molto e stimolano veramente molto, quindi sono molto eccitato di iniziare queste amichevoli. Invece, quanto riguarda il mio obiettivo a lungo termine, è partecipare al Mondiale del 2023. Settimana prossima siamo in ritiro a Callalzo, dove potremo passare tanto tempo assieme. Come ho detto prima, ci sono tanti volti nuovi e quindi ci servirà per affinare i nostri rapporti extracampo, per passare del tempo e divertirci assieme.